Io dico, cioè, sì, il no contract lo devi fare comunque, soprattutto per ritrovare te stesso. Questa è la principale cosa. E se hai la possibilità di farlo, assolutamente è un'opportunità che, diciamo, cioè, sarebbe stupido non sfruttarla. Ci siamo anche oggi con una nuova testimonianza di quello che è stato poi qualcosa di un percorso, un piccolo percorso, una consulenza e comunque tutto quello che è il materiale di studio con Giosuè. Abbiamo oggi che avrà anche lui una parte sua da introdurci su tutto quello che è stata la sua prima conoscenza, fino ad arrivare poi a quello che sono state le scelte che ha fatto verso il Giosuè. Tanto benvenuto Grazie. a. Come tutte le cose, io ti chiedo sempre la domanda a bruciapelo, cioè come hai conosciuto poi Giosuè la prima volta? Giosuè la prima volta l'ho conosciuto tramite appunto un mio amico, che è mio fidato amico. E diciamo che parlando di vari argomenti così, diciamo parliamo molto di prospettive future, no? È uscito anche questo argomento qua. Ho conosciuto un certo ragazzo, no? Si chiama Giosuè, il canale Attrazione X, e me ne ha parlato su certi argomenti, così ho detto, appunto discutendo, vedevo che andavo molto d'accordo, dicevo, in effetti ha ragione, quello che dice ha ragione. Ovviamente adesso ancora non vedendo video, no? Allora mi sono un attimo così informato, ma dopo che video all'inizio, forse il primo, uno dei primi era sul mio contatto, ecco. Allora, fin da subito, all'inizio, come dire, era un po' controcorrente, no? Quindi ho detto, no contact, ok, sì, l'avevo già sentito, e dico, ma addirittura sparire dai social, sparire completamente, la trovavo come una cosa assurda, no? All'inizio. Poi comunque, il fatto che io ho continuato a guardare Giosuè è anche il modo in cui comunicava. Cioè, lui faceva video mi fa ancora video da 30-40 minuti, a volte anche un'ora. Ma nonostante ciò, no, mi vengo in moto. Io rimango lì a guardare per appunto, per argomenti che tocca, appunto. Anche poi il modo in cui parla lui, come dice le cose. È un Sì, funzionamento tu. quello. Sì, video, infatti ci sono tanti video sul canale che appunto, cioè, arrivano anche addirittura, alcune volte ha fatto addirittura live di 2 ore, quindi insomma ha spinto un bel po'. E, volevo chiederti cosa che ti ha, cioè, al di fuori, proprio cosa che ti ha spinto di dire accetto nel senso di seguirlo, cioè qual è stata quella cosa che ti ha fatto scattare proprio? Il Ma suo modo. sì, e soprattutto anche dal fatto delle mie relazioni passate, perché non Esatto, sono qual era molto. la tua casistica in quel caso lì che andavi, se vuoi parlarne chiaramente, Sì, che andavi a ricercare? non voglio tanto più che altro andare nello specifico di quella casistica lì, appunto, ma parlare dell'effetto che ha fatto me, di quello che ho capito, ecco, più che altro, sì. E poi c'è stata una casistica in particolare, ma mi rendo conto che il corso per l'appunto di Atlassian X l'avrei preso comunque, perché mi ero reso conto tramite i video che sono stati già molto utili per me. Infatti, avevo fatto una buona parte del lavoro già a livello mentale, avevo già capito il concetto, no? Semplicemente ho detto, ok, però se c'è la possibilità di sapere qualcosa in più, perché no? Perché non mettersi lì? All'inizio ho detto, boh, sembra quasi che io abbia capito tutto solo con i video, perché in realtà ti dà come dire, si può dire l'illusione, no? Guardando i video, che tu abbia già, come dire, compreso il tutto. Però quando poi ti rendi conto che, nonostante ciò, fai ancora qualche errore, ancora qualche acciacco, allora dico, perché non provare a spingere di più? E allora cosa ho fatto? È stato un corso, mi sono reso conto che in effetti, no? C'erano molti punti di vista, no? Perché ci sono diverse casistiche. I video, ovvero che parlano comunque di diverse casistiche, sì, però che è sempre molto sul generale. Invece, avendo la possibilità soprattutto di guardare un corso di no contact, poi avevo anche guardato quello i primi passi per le conoscenze, non ricordo come si chiama esattamente. Riattiva l'attrazione, c'era il manuale prima. Oppure Sì. c'è da zero desiderio. No, mi sa che Parti col piede giusto. esatto, quello, Parti esatto. col piede giusto. Esatto. E poi ero soprattutto curioso della consulenza, perché mi hai parlato comunque con Giosuè e mi ha detto la mia casistica proprio in particolare, e infatti poi è stato molto utile, ma più che altro per un punto di vista mentale mio. Mi sono reso conto che in effetti, nonostante io comunque
ho mille cose da fare, tra cui appunto, ti dicevo, tra la palestra, tra l'attività online che ho e nel frattempo l'attività con mio padre, no? Perché lo aiuto. Diciamo che qualcosa alla fine, si può dire, mi rendevo conto che sacrificavo. Magari non l'attività, però può essere che per soltanto chattare con quella persona lì sacrificavo qualche ora del sonno, che è una cosa in realtà molto importante. Bisogna Sì. capire che è quasi come una mancanza di rispetto nei miei confronti. Io dico, cioè, da parte sua, da parte mia, perché alla fine sono io che decido di stare lì la notte a chattare con una persona, per quanto mi possa attrarre, ecco. Il fatto è poi anche il concetto che mi sono reso conto che in realtà è molto semplice. Molti acquistano corsi così, non parlo soltanto che del fatto che di acquistare corsi di Josué, che a me io consiglio di guardare già qualche video per essere già settati e capire l'obiettivo del corso. La cosa principale, appunto, non acquistarlo pensando adesso acquisto questo corso e di sicuro che conquisto la mia ex frequentazione o per forza una ragazza. Cioè, l'obiettivo non deve essere proprio in sé delle ragazze. L'obiettivo deve essere trovare e ritrovare te stesso e avere, come dire, una sorta di status che tu ti rendi conto di star bene, anche da solo, no? Perché hai raggiunto i tuoi obiettivi, la tua vita. Scusami. C'è un problema. La tua vita. E sì, comunque, ecco, il fatto di lavorare su te stesso, alla fine, come dire, non dai tanta retta a rincorrere le ragazze, e maggiormente in realtà questa cosa è molto attrattiva agli occhi delle ragazze, sembra proprio un pensiero conto corrente, però se ci pensi è così, perché a me è sempre venuto questo pensiero qua, tutto io comunque facendo sport così, io mettiamo uno sportivo di alto livello, no? Certo. Beh, io penso che siano d'accordo tutti, un sportivo di alto livello, con uno status, un certo tipo di valore, ma come dire, dietro, cioè sono sicuro che ha più seguito anche di persone, ma anche di ragazze, no? Se vogliamo proprio centrare l'argomento, che vorrebbero stare con lui o fare qualsiasi cosa, ecco. Ma perché lui ha, come dire, si è costruito un certo tipo di valore, di sicuro non ha studiato dei corsi per la seduzione, così. Infatti è quello che mi Certo. chiedo sempre, perché anch'io inizio, cioè, guardo chi guido di seduzione, mi devo Sì, contare certo. di cose. Che però dicevo, ok, ma è veramente così tanto importante saper chattare tecniche particolari con una ragazza? E poi, infatti, mi sono dato la risposta da solo, mi sono reso conto che in realtà se tu lavori al massimo, 100%, sui tuoi obiettivi, alla fine, in qualche modo, il tuo status si alza. E Ovviamente loro sempre chiaramente e loro lo sentono, loro lo questa cosa sentono, la perché sentono. cioè, le donne sono comunque attratte dal potere, ecco, si può dire. Mi dice Giosuè che amano in modo opportunistico le donne, mentre noi idealisti. Assolutamente. E magari nei corsi che hai studiato, nel materiale che hai studiato, che potrebbe essere No Contact Secret, parti col piede giusto, o anche direttamente con la consulenza con lui. C'è qualcosa che hai capito meglio di qualsiasi altro? C'è qualcosa che ti dici, cavolo, quella cosa lì l'ho capita bene e riesco allo stesso tempo a sfruttarla bene all'interno appunto della mia relazione e rapporti? Sì, allora, maggiormente, infatti, si basa tutto sul discorso di prima, no? Cioè, il fatto Ok. se stessi e tutto, no? Però anche, come dire, il fatto, perché poi la mia situazione è un po' particolare, nulla che riguarda ex così, perché l'obiettivo non è neanche necessario, tra virgolette, uno contact, anche perché comunque facendo attività online e tutto, molto spesso mi capita di sfruttare i social, no? Ma semplicemente l'uso per quello, ecco. Quindi anche, come dire, il fatto il no contact va bene, va benissimo. Ovvio che se tu lo fai solo per reattare lei, per la ragazza, è lì un problema, perché sì, puoi fare benissimo il no contact, ma e dopo devi chiedere questo, no? E dopo cosa fai? Cioè dopo ti Certo. riscrive e devi capire le diverse dinamiche. Magari ti scrive semplicemente per curiosità, perché dal no contact ho capito che la ragazza, tu sparendo dei radar, no? Non, lasciando notizie di te,
tieni conto a te anche semplicemente, cioè stupidamente parlando, una cosa che mi sono reso conto, che io in realtà facevo, parlare anche con amici, o ancora peggio se parli con le sue amiche, con lui. Perché comunque alla fine la voce le arriva, ma quasi anche se parli solo con amici, così piano piano, poi se sei soprattutto quasi nello stesso comune, figurati. È quello. Diventa un minestrone. Esatto. Poi comunque, alla fine, sì, il mio conto che dicevo va bene, però se tu hai un certo tipo di lavoro che non ti permette di fare questo, cioè, semplicemente, se tu metti un certo tipo di paletto, come per esempio è stato il mio caso, no? Io ho dovuto mettere un certo tipo di paletto perché la situazione era molto particolare, no? Cioè, non è giusto per questa persona. Inizialmente, appunto, che non volevo fare l'amante, gliel'ho proprio detto così. E anche perché, cioè, da una parte sì, dicevo bello tutto, ma poi cioè, dove arriviamo? È quello il fatto. Poi io mi sono reso conto che, in fin dei conti, sì, questa persona sono sicuro che è ancora attratta da me, ma non tanto dirlo con salvaguardia tutto, perché alla fine, anche indirettamente, cerca di farsi sentire il like alla storia, così che poi anche una cosa che ho avuto cioè, con Giosuè. Perché stavo lì a guardare chi mi metteva like o meno, però semplicemente ti arriva la notifica, lavoro sui social e vedi palesemente, ecco. Eccolo lì. Quindi io dico, cioè, se il no contact lo devi fare comunque soprattutto per ritrovare te stesso. Questa è la principale cosa. E se hai la possibilità di farlo, non lavori sui social, assolutamente un'opportunità che, diciamo, cioè, sarebbe stupido non sfruttarla. Sarebbe assolutamente stupido questo, non sfruttarla. Pur sempre legandosi al fatto che non lo devi fare per lei. Perché se io con lei ho Assolutamente. lasciato stare tutto, no? Il mio lavoro è tutto solo per fare il no contact, lo stavo facendo per lei. E non aveva senso. Come magari hai sentito prima di arrivare alla conoscenza, quindi, di quelli che erano i video di Giosuè, probabilmente. Ti parlavano di qualcosa che in realtà non era, cioè non era la tipologia di racconto che andava fatto perché ti mettevano ti focalizzavano proprio su di lei in questo caso qua. Esatto, sì, infatti. Anche quello per l'appunto che non c'è solo una tipologia di no contact, ce ne sono diversi e nel corso te ne vengono appunto specificati tutti.